Ciao ragazzi e ciao ragazzi, io sono Simone e questo è il mio canale. Wow! Oggi ragazzi sono qui in compagnia con Mia. Presentati. Ciao. Ok, ragazzi. Non vuol dire che la dovete seguire su Instagram, stessa cosa per Cardamone. Ciao, io sono più belli. E poi vabbè, Yarda è il vincitore di Smagare. Oh, Simone. Ragazzi, oggi video importante perché andremo ad assaggiare le due carbonare più buone di Roma. E certo offro io. Oh, ah, yeah! Una me la offrono perché sono Simone e l'altra ce l'offre Italia Food Porn Roma. Infatti dopo andremo in un altro posto. Questo video lo sto facendo perché oggi Francesco, mannaggia lui, mi ha fatto assaggiare le tre carbonare più schifosi di Roma, le tre migliori peggiori, e ci è riuscito. E invece oggi vi farò assaggiare le due carbonare più buone. Però dovete vedere se poi le due sono Simone, ci vedo. Ah, ragazzi, andiamo. Allora ragazzi, prima che inizi il video vi ricordo di mettere like, arriviamo a 3000 like, commentate qui sotto con Cardanara. Allora ragazzi, siamo al primo ristorante che si chiama Osteria Le Mani in Pasta, si trova a Via dei Genovesi a Trastevere. Questa è una chicca mia, vi ci ho portato io. Qua dentro ci ho mangiato penso 100 volte. Ci ho fatte le comunioni. Ma poi mette Josh, l'amico nostro, con Spadino. Mo ragazzi vi faccio conoscere lo chef Spadino. Andiamo. Oggi te sto a fare pubblicità. Devi fare una carbonara, carbonara più buona del mondo. Ma tu sai fare il rigatone, vero? Rigatone. Ma il rigatone, allora le sa fare. Ha detto che qui c'è la miglior carbonara di Roma. Qua c'è tutto. Ha sfidato 10 persone per sto video. Veramente? Te lo giuro. La carbonara più buona di tutto. Ok. Spadino è più forte, ragazzi. Ragazzi, qua stiamo a mangiare così di fretta. Ci ho dato adesso un antipasti. No, prosciutto, perché già ci sta aspettando il secondo ristorante, quindi dobbiamo andare di fretta. Ma che stai cazzo? Ah bro, questo... Oh, com'è? Porca trovata. Dai, è favoloso. Mario, già questo prosciutto ha vinto il video tuo. Però sei proprio buono, è proprio buono. Allora ragazzi, è appena arrivata. Oh, dai, dai, mamma mia. Andiamo a trovare un posticino con un po' di luce e si mangia. Ok ragazzi, ci siamo appena appoggiati, ci siamo appoggiati qui. Ma... finalmente il pepe. No, scusate, questo non è l'olio. Questo non è olio. Assaggiamo. Ci sta il coltello. No, no, sinceri ragazzi. Guardate ragazzi, questa non è frittata. Dov'è la frittata? Non c'è frittata, quei pezzetti sono il pecorino che l'arte. No, sai qual è la cosa bella? Tu quando te mangi questi qua dentro ti scoppia tipo la cremina, capito? Che è pasta corta, cosa io preferisco. Guarda, quella dura è la meglio. Questa è rosica. Io non la mangio per principio perché la mia è no, buona. Dai, assaggia. No, no. Giardo, vai, voto da 1 a 10. C'è voto, però. Milioni e dai, è una delle migliori, o forse la migliore che abbia mai mangiato, davvero. L'ho detto. 9. Questa è ancora più agne, dai. Quella carbonara è costata 11 euro. Quell'altra da Abdul, è da amici tua. 15. Vuoi mettere 10. Le fontane del lievito sto posto? Trastevere. Allora, raga, la carbonara non si fa con la pasta corta. Con la pasta corta non è buona. Oddio. Lo spaghetti. Oddio. Stiamo seconda. Parlando con uno che ha fatto il giro della carbonara. Seconda teglia. Adorio. Mamma. Oh, questa è meglio della prima. Guardate la crema. Questo è uovo, questo non è panna. Noi ragazzi finiamo di mangiarla. Tanto ormai penso che abbiamo detto abbastanza. Grazie Dai, Spadino, sì. Grazie Le Mani in Pasta. Vi dico 9. Vediamo se quell'altra è da 10. Allora ragazzi, finalmente dopo 35 minuti di macchina, allora, dopo che abbiamo anche due teglie di carbonara già mangiata sullo stomaco, sì. Siamo arrivati finalmente a Fiumicino e stiamo andando dal ristorante Cacio e Pepe, che ci ha consigliato il nostro grande amico Matteo di... Grazie. Italy Food Porn a Roma. Adesso quindi ragazzi noi faremo una telefonata a Matteino e chiederemo se effettivamente è una delle migliori carbonare. Andiamo dai. D'Italia e di Roma. Ciao Matteo. Matteino. Siamo arrivati dove ci hai consigliato tu. E quindi niente, ti volevamo chiedere, siamo sicuri che è una delle migliori carbonare? Me lo firmi? Me lo firma. Hai capito, mio personale. Allora mi fido. Quando mo che entriamo, che cosa gli dobbiamo chiedere? Simone per 4 e ci manda Matteo. Carbonara, eh? Dopo ti richiamiamo e ti diciamo com'è andata. Minimo. Dai, va bene, grazie Matteo. Ragazzi, ciao. C'è da dire una cosa però, che noi ovviamente non ci troviamo a Roma centro, però uno, noi romani lo sappiamo, Ostia, Fiumicino fanno parte di Roma. Al di là di questo, ragazzi, è una cosa che è ormai scritta sui libri di storia, che nelle periferie si mangia il miglior cibo. Hashtag periferia. Hashtag periferia. Periferia. Ragazzi, guardate l'insegna romana. Tanto desideravo mangiare in un tavolo, sopra un tavolo con la forchetta, bicchiere, tovaglietta, no, in giro per la strada, però. Ci siamo appena accomodati e posto della Madonna, quindi si sente un profumo della...
spaziale. Fa una foto al piatto e taggaci, te famo lo sconto del 10%. Allora guarda, Matteo mi ha consigliato questo posto e oggi ti faccio conoscere Daniele. Ciao Dani. Che sarà il nostro angelo custode. Fai te. Ce penso io, faccio un po' di antipasto, una normale e una corta al tutto. Abbiamo la tagliata. Una tagliata che se mangiamo il pezzo di carne. Non lo diciamo a Simone, sono sincero, qua forse è meglio di Abdul. Apriamo in bellezza questa cena con un bel vino bianco rigorosamente secco. Allora ragazzi, qua. Ragazzi, madre, questo è molto buono, cazzo. No. Oh mio Dio, ragazzi, no, mi sto sentendo male. Ah, cacio e pepe, amatriciana, carbonara e non so cosa. Ma c'è lo spaghettino. No, ragazzi, c'è lo spaghettino. Aspetta. Torna a casa. Io non mi esprimo. Allora, ragazzi, c'è qua ciupster, latte di colonnata, con calma, questo, vai, sempre pasta all'interno, vai Simo, gradisci? Non è spaziale, però. Spaziale. Proviamo questo. Come ripassa, va? La carne è morbidissima e anche dolce. No, ragazzi, no, questo è volato davvero, eh? No, io non sto sentendo. Danielino, io te amo, sposamo. È arrivata la tartare con il tartufo. No ragazzi, no, mi sento male. Yeah. Si è battuto. No. Gliela faccio proprio. No, tappi alla zavri. No, i video quelli bellissimi. Pe, no. Oh, è uscito dietro, bro. È uscito dietro. Madonna. Ragazzi, è follia. Non stavo emozionare. Io queste cose qua non le ho mai mangiate in tutta la vita, sono sincero, sincero. Aspetta, ragazzi, primo assaggino, carne tartare con il tartufo. C'è pure la maionese fatta in casa. No, è spaziale. Per chi ama una carne cruda, non cotta, cioè ragazzi, è una cosa favolosa. Il tartufo, ragazzi, è spaziale, ti lascia un sapore in bocca clamoroso. No, ragazzi. Nel frattempo è arrivata anche la focaccia, quindi direi caponatina. Oh, e poi abbiamo tortino di patate con oh, questa è fantascienza proprio. Guarda che roba, ma sai, carbonara qua. A chilometro dall'aeroporto qua ti faccio volare, guarda. Ragazzi, ora andiamo con la tartare con la burrata e con la focaccia che ci ha detto Daniele, fatta in casa. Cioè raga, ah, brucia, guardate che bella. Quindi adesso direi di fare così. Dai. No, però devi mettere giù. Hai detto mio padre, a me mi ha insegnato a fare così, tu prendi? Guarda che roba, eh! C'è una cosa! Le faccio i pazzi! La burrata comunque ha un forte sapore, però la carne è talmente buona che copre il sapore forte della burrata e quindi si equivale. Allora amici, Daniele ci ha spiegato, ci ha portato questo da ieri che è veramente spaziale. Gli affettati della casa, salumi, formaggi, pizza, focaccia e poi c'è questa polpetta che mi sembra polpetta di melanzane. Simo, dammi l'onore di assaggiarla. Raga, non so che cos'è, però è buonissimo. Trucchetta di patata viola. Tortino, o meglio, ricottina alle patate. Di patate con crema al tartufo, guardate. Vai con l'assaggio, vai, non resisto. Oddio, guardate dentro. Oh mamma mia. No, raga. No. Ragazzi, c'è cioè il sapore del tartufo, le patate sono perfette. Guarda dentro, guarda dentro. Oh, c'è l'anduia. No, no, ragazzi, è follia questa. La cosa che rende perfetto sto piatto è la morbidezza della patata, che cioè è proprio, si sente che è curata. Con poi la crema fresca al tartufo, che è una cosa micidiale. E l'anduia, il piccantino che uno sente. Ragazzi, ci chiamano dal tavolo questi signori, guarda. Mamma mia, ragazzi, inquadri, inquadri. Voi state inquadrando una pizza sicuramente che ha un significato particolare. Il bello è che chi la sta mangiando, perché anche un famoso maestro di ballo latinoamericano, Rosso, Piotr Romanov. Questa è la bella cosa. E qui c'è un ballo dei campioni italiani. Grazie, baciata. Questa è la cosa bella, unire le comunità, essere citizen. Abbiamo un grande maestro e l'arte dietro le mie spalle. Esatto. Arte nel ballo e arte nella musica. C'è anche arte nel cinema. Ragazzi, lui è un attore. Hai visto il film Un gatto in tangenziale? Sì. Lui è a
Allora ragazzi, siamo arrivati al momento clou del video e sta per arrivare la carbonara, o meglio le due carbonare, carbonara al tartufo e carbonara normale. No, mi sto sentendo male. Vedo dalla distanza, cioè. Senti come. Guarda come ha girato. Allora raga, questo è lo sabaglione. Tiene. Va bene? Questa è, cioè, veramente la Nutella, è Nutella, cottura perfetta, guanciale da paura, sale da paura, e raga, l'uovo, penso di non aver mai visto un uovo mantecato così bene. Oggi chi ha deciso il zappaglione qua dentro? Non si sente nemmeno l'uovo, va proprio il sapore quello. E mo ci sta anche la carbonara col tartufo, non è finita qui. Raga, io sto esplode, basta, vi prego, cioè io stavo a dieta due giorni fa. A me mi sta esplode la bocca, troppi sapori. Asimo, ah, che è appena arrivato? Fammi sentire l'odore. Ma che è? Senti il tartufo come si sente. La pasta mia preferita. Ah, bro, non ci sto. Guardate, carbonara, pezzettino di tartufo. Questo è l'ultimo, l'ultimo assaggio della mia serata, ragazzi. Com'è? Più buona dell'altra. Facciamo così, mettiamo un sondaggio. Tartufo sì, tartufo no. Vediamo. Chi dice di no? Via. Siete pronti con la carne, ragazzi? Ah, ragazzi, chiamate di Simone, certo. Antipastino delle 11:14. Cioè, questo è proprio previsionale. Si sente la qualità e anche la cucina perfetta. Li lasciamo, Massimone. Eccolo. Oh, ah, bella casa. Come stai? Non c'è problema. Perché ce l'hanno portata così? Non... Era già a metà. Ecco, la rossa non lo so mangiare perché era troppo duro. Chi è? Di chi è questo? No. È Amoria. Dammi 10 euro. Questa è la cosa che mi ha detto, è da paura. Nonostante al sangue qui non è ben cotta, ma la cottura non è completa, non si sente il sangue. Devi intonare la mano, coordini la mano con il corpo. Agat buccia, ciao. Ti piace, eh? Buccia, oh, vai. Agat e buccia, ciao. Daniele, me la metto un po' di rumba? Mamma mia, Simone, la coordinazione. Guarda. Arno, tocca a te, salsa, facci vedere che devi smartire. No, ma questi sono male. Ma io se la vedete per stabilire il porta a chiudiamo dicendo che questo è l'effetto della cacio e pepe. Esatto. Mamma mia, la cacio e pepe di Simone. Grazie di a voi. Di essere stato partecipe con noi. Grazie. È stato un piacere. Guarda, ah, tu sembra proprio tipo pasticcera del ristorante. Madonna, madonna mia. Prossimo dolce è lo zabaglione. Mettiamoci pure alla tartare qualcosa. E poi c'è il pezzo forte, ragazzi. Ricotta e gocce di cioccolato. Ho assaggiato la torta di Nadia, ricotta e cioccolato. La sfidiamo. Nadia è veramente competitiva. Nadia, ti mette la ricotta così, capito? Non avevamo detto niente. Pagliocco con crema di ricotta, mi sa. No. E cioccolato. Cioccolato e... Senti quando fate il tiramisù o qualche dolce tipo il ciambellone che lasciate quella parte, cioè no, che lasciate però no, avanza quella parte di crema che dovete buttare, invece voi la mangiate. Non lo fa uscire. Non lo fa uscire. Vai, vai, vai mia. Vai mia. Vai. Ah. Io inizio dallo zabaglione, tanto dovremmo fare 24 ore uova. Tanto la pelata già ce l'hai messa. E poi la prova. È buono. È buono, non ci stanno altre parole. Mettiamo il cannolo con le mani, guardate.
Crema di ricotta. Com'è? Come potrebbe essere definita? Non lo so. È soffice. Andiamo col tiramisù. Quello è più buono. Questo è il più buono. Perché dite a Francesco il più buono? Sento lo zabaglione con la crema mascarpone, quindi questo è tanta roba. E si sente il savoiardo molto morbido. Allora ragazzi, cena finita. È molto tardi, diciamo che so. Però nel frattempo abbiamo digerito, dai, mi sono un po' alleggerito. Comunque ragazzi, siamo venuti qua. Dovevamo mangiarci una semplice carbonara, ci siamo trovati a fare una cena, ragazzi. Raga, io dico anche una cosa, il servizio è veramente ottimo. Dani, cioè, Dani è un grande, che molto buono. Ma Martina la dobbiamo a ballare. Siamo stati tipo 4 ore qua dentro. E abbiamo fatto tutto, abbiamo ballato, cenato, sì, fatto amicizia, chiacchierai. Dai, dai. Il vincitore della migliore carbonara di Roma, ragazzi. Nome tamburi? Qui ci metto la fila. Dai, c'è tanta roba. Vi ricordo di raggiungere 3000 like per un altro video e hashtag da caccia e let's go. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video con questi baldi giovani.